Ragazzi, ciao ragazzi, con le mie 5 idee su cosa fare questo Natale. Naturalmente la prima non poteva che essere un bel bagno caldo con i vostri prodotti da bagno preferiti. Queste che vedete sono le Jewel Candle e oggi userò appunto una Jewel Bath, cioè una frizzantina, una palla frizzante da gettare nella vasca. Con il mio cerchietto fichissimo natalizio e buffissimo mi lancio appunto questa, una bomba da bagno al tè verde e profuma di tè verde, è la fine del mondo, a me piacciono un sacco tutti questi prodotti profumatissimi, figuriamoci per Natale, e vado a lanciarla nel mio bagno già caldo, questa sprizza, e lascia appunto tutto questo profumo di tè verde, ma la figata è che all'interno si trova anche, ed ho trovato il pacchettino, si trova questo gioiello. Io, vedete, l'ho trovato nella vasca, l'ho aperto, dentro c'era questo bellissimo ciondolo in argento e questa sono io che mi godo il mio bagno caldo con tanta schiuma. Numero 2, cioccolata calda o tè caldo in abbondanza, specialmente per Natale. Io sono una patita di tè caldi e quindi oggi, tra l'altro, ho scelto questa tazza fichissima con questa renna natalizia che ho appena preso, ditemi se non è fichissima. E come al solito, team tè con cannuccia, bevo il mio tè con la cannuccia per non macchiare i denti, sì lo so, sono fissata. Qui c'è anche il gatto Denver che voleva apparire in video giustamente e tra l'altro oggi era più chiacchierone del solito, qua lo sto costringendo a darmi baci, no ma quasi. Bene, e poi sto anche un pochino al computer e vado a controllare i vostri messaggi oppure faccio un po' di shopping natalizio, ho comprato tantissime cosine per la casa che non vedo l'ora di farvi vedere, il tutto rigorosamente con delle ciabatte super ridicole a forma di renna. Ebbene, e poi questo invece è il sito di Jewel Candle, ci sono tantissimi prodotti che contengono dei gioielli, voi avete visto la palla da bagno, ma ci sono anche tantissime candele con all'interno dei gioielli, questa è una, come vedete questa ha un anello e c'è un codice sconto per voi, io non ci guadagno niente, ci tengo a dirlo, ma c'è un codice sconto se volete anche voi una di queste candele, uno di questi prodotti del 15% con appunto il codice Kiss and Makeup, e questi sono tutti i gioielli che io ho trovato nelle mie candele fino ad ora, quindi questi bellissimi anelli, questo bracciale tutti in argento e questi orecchini. Numero 3, altra idea, fare delle nail art natalizie. Naturalmente io oggi non volevo usare nessun tipo di attrezzo, quindi le ho fatte a freehand perché volevo fossero facili, e vado a disegnare tre puntini che poi collego per creare un triangolo rigorosamente verde, questo diventerà un albero di Natale. Vado a riempirlo con il mio smalto verde, poi ci aggiungo un altro smalto, anche questo verde, ma questo ha tantissimi glitterini e brillantini un po' più grossi che lo rendono più natalizio, quindi vado a riempire anche il triangolo anche con questo colore, e poi non mi resta che applicare la punta del nostro albero. Ho scelto, questi sono dei piccoli brillantini per le unghie, e vado a ad applicarne con il dotter uno in punta e voilà, ecco pronto il nostro alberello di Natale. Un altro tipo di nail art molto facile, anche questa si può fare con le striscioline, vi viene proprio perfettamente dritta, naturalmente freehand, non ho la mano proprio fermissima, ma ho cercato di disegnare questo pacchetto regalo e quindi questo è il fiocco. E voilà, mentre le altre unghie sono rosse o oro brillantinate. Voilà, questa è la nostra nail art natalizia, fatemi vedere le vostre. Numero 4, progetti DIY. Naturalmente, questo è uno molto semplice ma che mi piace tanto, perché vi basta un vaso in vetro con tappo, insomma, che sia abbastanza largo, poi un bel po' d'ovatta, qualche decorazione ma è opzionale, e poi delle luci a batteria. Io ho inserito le luci con appunto il cotone all'interno del mio vaso, poi naturalmente ho acceso le luci che fanno questo bellissimo effetto natalizio colorato, poi vado ad inserirci queste stelline glitterate e voilà, vado a chiudere il vaso e questo è il risultato, è stupendo da vedere, molto carino, molto festivo, molto natalizio, e ci mettete davvero tipo 2 minuti a farlo.
E poi numero 5, decorare casa, naturalmente, una cosa che a Natale bisogna fare. Noi stiamo facendo l'albero proprio adesso, ma ho iniziato a mettere queste decorazioni in giro per la casa, questo alberello, Babbo Natale, sono molto carine. Questo è tutto, ragazzi e ragazze, vi abbraccio forte, 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 forte come al solito, vi mando un bacione, ciao!